A oltre 8 anni da quando un cancello di 188 chili schiacciò e uccise un bambino di 6 anni a San Vito dei Normanni, è arrivata la sentenza di primo grado. Nella serata di ieri il giudice della sezione penale del Tribunale di Brindisi, Leonardo Convertini, ha ritenuto responsabile della morte di Cristian Dagnano, l'operaio che realizzò il cancello scorrevole crollato nel pomeriggio del 9 maggio del 2014 all'ingresso della casa di famiglia in Contrada Ospedale. È stato così condannato ad 1 anno di reclusione Salvatore Loffino, 48 anni, di Carovigno. Assolto il padre di Cristian, il 46enne Luciano Dagnano. Per la madre Angela Licce, per il fratello gemello, il dispositivo della sentenza ha stabilito risarcimenti rispettivamente di 310.000 euro e di 197.000 euro.